Buon day! Oggi è la vigilia di Natale. Benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo il titolo che avete letto non è un clickbait. Questo sarà il mio ultimo video dell'anno, credo, sono più che sicuro che sarà l'ultimo video dell'anno. L'ultimo video giornaliero. Questo mese è stato un mese assurdo. Sono riuscito a pubblicare video tutti i giorni, tranne un giorno che ho saltato, ma per colpa di YouTube che ho avuto un bug. Però sono contento perché è la prima volta che provo a fare daily vlog e ci sono riuscito alla grande, quindi sono soddisfatto di me stesso. Volevo ringraziare tutte le persone che si sono viste tutti i video che sono usciti questo mese, le persone che si sono visti la maggior parte dei video che sono usciti questo mese e anche chi se ne è visto magari qualcuno. Anche chi non se ne è visto nessuno e magari sta guardando solo questo. Però magari poi va a vederseli tutti. È stato un mese impegnativo, lo devo ammettere. Però sono contento. È stato il mese in cui ho fatto più visualizzazioni durante l'anno e sono soddisfatto perché sono riuscito a essere costante, molto costante. Anche quando ho avuto dei problemi sono riuscito a caricare video, magari uscivano un po' più tardi, però uscivano. Sono contento perché alcuni video mi sono piaciuti un sacco, hanno fatto davvero tantissime visualizzazioni e sono riuscito a portare un sacco di video diversi l'uno dall'altro. Ho portato dei video nuovi, insomma, è stato bello. Mi volevo scusare per voi per la voce, ma sono le 9:30 del mattino e non sono abituato a svegliarmi a quest'ora. In realtà mi sono svegliata alle 8:30 stamattina. Comunque, ho deciso di fare questo tipo di video, come ultimo video, quante volte sto dicendo video, per salutarvi, augurarvi buona vigilia, buon Natale, buon Santo Stefano, buon Capodanno e la Befana vediamo. Perché magari a gennaio ricomincio a postare. Mi raccomando, divertitevi, fate i bravi, non mettete troppi chili perché si sa che a Natale si mangia parecchio. Seguitemi su Instagram perché lì sarò attivo tutti i giorni. Quindi anche se qua su YouTube smetterò di caricare su Instagram, sarò attivo. Attivate la campanellina sul canale di fianco al tasto iscriviti perché YouTube, anche se io ho caricato video tutti i giorni per tutto l'anno, probabilmente non facendo video per 2 settimane. Fino a gennaio probabilmente mi segnalerà come canale non attivo e quindi non manderà notifiche. Quindi attivate la campanellina così quando tornerò. In molti mi state chiedendo: ma farai video tutti i giorni anche da gennaio così? Questo lo vedremo. È stata una prova a me è piaciuto molto. Abbiamo raggiunto degli obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere a fine anno, tipo i 300.000 iscritti, e li abbiamo anche superati. Quindi sono felicissimo, ve lo giuro, mi avete fatto un bel regalo di Natale. Come quest'ultimo video sarà speciale perché vi lascerò un rewind di tutti i video che sono usciti questo mese con le parti più belle. Vi lascio il rewind in modo tale che possiate rivivere tutto questo mese che abbiamo passato insieme e niente, quindi io vi lascio il video, non mi voglio dilungare tanto. L'unica cosa che volevo precisare è seriamente vi ringrazio perché è stato un mese davvero bello. E questo 2018 finisce qui, ci vedremo a gennaio. Se non avete Instagram, scaricatevelo. Usate quello dei genitori, degli zii, dei cugini, dei fratelli, delle sorelle. Mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram perché almeno mi tenete compagnia anche durante questi giorni di feste. Vi mando un bacio, auguri a tutti, passate le buone feste, vi lascio a Ru e vi lascio a Rewind. Mamma mia, sono mezzo addormentato. Ma questo fa ridere. Tanto mi è partita una caccola. Dai, questa è bella. Ci dai per letto! Yo, when did we get to Pitnago? Bella, oh, che modello è? Boh, non lo so, sono modello Dolce & Gabbana. Giusto per far vedere il casino che c'è qua sopra. Cioè le... Ho fatto male davvero, sono felice. Prima che ti venga un segno rosso. Mi ha preso proprio su. Dove? Oh, cazzo. Qua. Vai, vai. Raga, si sveglia, si sveglia, si sveglia. Sveglia Monte! Sveglia! Aia! Boh! Le mani! Ah, mi ha lasciato il dito! Ma che... Ah!
Uno screen del mio video, il primo tatuaggio, una foto con una fan dove c'è un succhiotto enorme, ma vi posso assicurare che la foto è vecchissima. Ma sono bravissime loro, è bellissimo questo TikTok. Leila, oh my god, quanti soldi. Voglio una tipa che balla il reggaeton. È bello vedere come le mie fan ascoltano bene o male le canzoni che ascolto pure io. No, vabbè, ma voglio imparare anch'io. È bravissima, che grande. Ecco, se l'ha tirata addosso. Com'è Aurora Barbuto? Mitica, ciao Elisa. Ci chiede, hai mai baciato una persona del tuo stesso sesso? Io sì. Sì, ma sì. Sì, beh, l'ho fatto con Roby. Ma non, cioè, nel senso, perché abbiamo fatto... No, allora, non so se contano. Questo video mi sa che non lo dovevamo fare. Oh, e... Ah, dai, lo faccio vedere. Mi sono preso il telefono nuovo finalmente. Finalmente, perché il mio era tutto scassato dietro. Quello che avevo vinto sul sito non mi è mai arrivato, quindi non ho giocato a quel sito. Giuseppe, cosa? Scappa la pipì. Io non esco, non ti pare che ti do l'acqua, la faccio dentro. Magari si scalda. Ma stai scherzando? Sì, adesso la faccio. Giuseppe! La faccio. Giuseppe! La faccio. No, io esco. La faccio. No, aspetta. La sto per fare. Ma no! La sto per fare. No! Ah, oddio. E vai! Chi ha vinto la gara? Fammi uscire, ma non era vero che mi scappava la pipì. Non sto capendo. Martino, non ti vedo. Che fisico scolpito, guarda che roba. Ci siamo. No. Beh, però, no, però vedi. Ragazzi, per la patria. Ok, dai, puoi rientrare. Andiamo. Ok. Vado? Siete che siamo maschi, anche tu hai messo la ceretta al contrario. Va a finire che mi farò la ceretta dappertutto. Vai, 3, 2, 1, vai. Ah! No, si vede la striscia adesso, si vede la striscia. Dai. No, da quanto tempo ce l'hai? Ce l'ho aperto da parecchio, tipo quest'estate. Sa di uovo. Vai, bevi. Che schifo. Bevi, un bel sorso. Dai, ma che... No, Giuseppe, vomito... Giuseppe. Vai. Eccola. No. Vado? Sono bene, mica che non sono a fuoco. Sono a fuoco? Vai. Di cosa sa? Giuseppe Barbuto, mi ascolti? Io ti sto regalando soldi per un gioco. Sì, per un gioco l'hai voluto fare tu. L'ho accettato, ma non pensavo 1000 euro. Che te l'ho detto, dai. E cosa devo fare? Vai, metti la mia email, Giuseppe Barbuto. Ok, inserisci. Mille. Ma cosa inserisco? Inserisci 1000. Dai. Hai messo 10.000, va bene. 10.000. No, 1000. Metti 1000. Fai conferma. Devo far conferma? Vai. Io non ci posso credere. Sì, no. Comunque basta, caffè. No, stai parlando. No. Cos'era? No, bella. No, basta, dai, già sono nervosa! No, che schifo! No, dai, cazzo! Ah, che puttana! Senta anch'io! No! Non vale, no, ti giuro, aspetta! Non dai, poverino, ci prova. Capito, se non sei capace. Ah, lui ci prova. Dove ha il microfono?
Ha riso lui. Oggi c'è la maratona. C'è la maratona dei Babbi Natale. Eccoci raga. Siamo arrivati sotto il Colosseo. Eccoci qua. Per chi non lo capisse raga, sono ironico. Non è vero, questo è il Colosseo. Aspetta. Allora. No, questo è Matteo. No. No. Cannato. Non so in che parte sto andando. Aiuto, dai che non riesco. Dai. Dai, te lo giuro, dai. Ma questo è Matteo, ormai ho riconosciuto i capelli. E l'altra parte non è. Eh no, dobbiamo rifare colore. Non fa niente a nessuno. Ti piglia a volte, vieni in posizione. E ci hanno detto quell'ospedale che non può entrare più nessun altro. Adesso ci sono io con lui. Io ok. E quindi... Dai Matteo. Allora, non è una cosa così grave. Però diciamo che no, questo... non si sveglia, non è grave, non si sveglia, cioè. Ma cos'è? Cos'è sta cosa, Giuseppe? Cos'è? Giuseppe, cos'è sta cosa? Cos'è? Un test di gravità. E perché non è la tua macchina? Perché è la mia macchina, secondo te? Non lo so. Cioè, sarà... Ma... È tuo? Scusate che mi ero fermato col verde. No, è di mio cugino. È di tuo cugino? No, coglione di merda, è mio. Babbo Natale quest'anno mi ha portato un regalino. Divento papà, zio. Ma cosa stai dicendo? Divento papà. Ma non può essere. Una? In realtà sì, io ho una ragazza e non ve l'ho mai detto. Quindi ora vi farò apparire la foto. In realtà lo so solo io, sono innamorato e lei penso non sappia neanche chi sia. Culo all'infuori. In realtà sono un bugiardo, non so twerkare, non so fare.